ragazzi, non lo sentiremo mai fischiare, lo sapete? Ok? Andiamo! Ciao a tutti ragazzi, come sempre un salutone da Eric e da tutto lo suo team. Siamo in Danger Zone, alla fine il fischio iniziale lo abbiamo sentito e questo è un video semplice, parliamo di un deathmatch, ma in realtà non è neanche così semplice. Per favore Will, spara Giorgio, ricordamelo per la prossima volta che giochiamo. E comunque non è così semplice perché ci ha sorpresi e penso vi sorprenderà anche a voi sul finale. Comunque, il game comincia semplice. Ormai, se ci seguite da un po', capirete bene che la nostra strategia classica è quella di dividerci in due gruppi, stare in contatto radio o in contatto visivo, quando io mi dimentico la radio, che capita spesso, e cercare di attaccare su due fronti, avanzando, coprendoci con fuoco incrociato da una parte all'altra del campo. L'altra notte in campo avevamo anche uno sniper, e così ne approfitto e cerco di farlo venire qui per tenere una linea lunga, che poi mi aiuterà ad avanzare da altre parti. Joe, insieme a Will, invece, si sono già spostati in zona autobus e stanno tenendo la zona centrale e destra. Io intanto, nell'attesa che arrivi il nostro sniper, inizio a fare tiro sul lontano con il mio MP5 e cerco di coprire un po' la zona. Will, nel mentre, come è sempre bravissimo a fare, fa un po' da spotter e un po' da stratega, piazzandosi riparato dietro al plexiglass dell'autobus, godendosi una bella visuale su tutta la zona del villaggio e dando comandi e suggerimenti via radio su come sfruttare meglio la situazione. Stratega è molto bello e tutto, ma Joe lo richiama all'azione. E inizia il nostro solito piano. Joe e Will spingono sulla destra, io cercherò pian piano di cominciare a spingere sul mio lato e avanzare con loro in maniera tale da formare un fronte compatto. Will guida la carica fino alla prossima struttura. Joe, una volta che lui prende posizione, si prepara a raggiungerlo. Con Joe e Will che avanzano, tocca ora anche a me avanzare in maniera tale da mantenere, come abbiamo detto, la linea del fronte e poter ricoprire con fuoco incrociato sul loro lato del campo. Dove loro non vedono, io potrò riuscire a far fuoco e bloccare i nemici davanti a loro. Loro potranno fare lo stesso con me. Ed infatti riesco già a iniziare ad ingaggiare e dare un'informazione sugli avversari nella struttura di fronte a loro. Allo stesso modo Will mi restituisce il favore ingaggiando sulle strutture di fronte a me. Per il momento manteniamo la posizione. A Joe giustamente piacerebbe avanzare, cosa sicuramente utile, ma purtroppo non c'è ancora sicurezza che la struttura di fronte a loro sia pulita. Allo stesso modo io non posso ancora avanzare, visto che non sono sicuro che di fronte a me sia tutto pulito. Maghi, abbiamo gente al bar, ripeto, abbiamo gente al bar. Ragazzi, riesco ad arrivare fino al Ok ragazzi, Will avanza e una volta che avranno preso posizione anch'io potrò avanzare fino alla struttura successiva. La linea esterna per ora sembra messa in sicurezza. Ora sta a me per avanzare e mantenere il fronte. Qui siamo negli istanti appena precedenti a quelli in cui i ragazzi hanno preso la struttura del bar. E appena mi muovo
Vedo lì avanti qualcuno che sta cercando di fare il movimento. I nemici stanno cercando di prendere il crinale. Uno lo elimino, un altro è costretto a ritirarsi sotto i miei colpi. Mentre io sono bloccato con i nemici in zona crinale e un tiratore poco più avanti, Will e Joe cercano di spingere un po' in avanti. Stanno infatti cercando di chiudere sulla struttura dove io sto ingaggiato in modo tale da poter attaccare da vicino il nemico che è dall'inizio del game che mi rompe le scatole sulla linea lunga. E mentre Will aspetta i rinforzi, vediamo come me la cavo io che continua a combattere sul lato esterno. Cree e gli altri ragazzi sono rimasti a far gioco un po' più arretrato, anche se adesso stiamo cercando sia Will, come l'abbiamo sentito, che io di farli venire avanti per avere un po' più di spinta. Ma ora torniamo da Joe e Will, che stanno ingaggiando direttamente sulle linee nemiche più arretrate. Will farà da copertura e da esca e Joe farà da punta di attacco. Proviamo a capire cosa è successo rivedendo la scena da un'altra prospettiva. Già, peccato, perché ammetto che avrei voluto godermi meglio la scena. Da un lato comunque finalmente anche Cree mi ha raggiunto e iniziamo a prenderci la scuola. Quando mi porto all'esterno, elimino un nemico che stava ripiegando. Casa di sinistra, di fronte alla scuola. E anche Will fa la sua con gli ingaggi. Purtroppo il fuoco di ritorno fa la sua vittima e Will deve uscire. Joe, nel mentre, ha fatto un cambio di fronte e ha raggiunto anche lui alla scuola. Attaccherà il campo dalla parte opposta della struttura rispetto a qua dove mi trovo io. Ormai sembra che non ci rimangano che da ripulire le ultime strutture, così decido di farlo in close quarter con la mia Desert Eagle. Joe nel mentre continua a ingaggiare sul lato opposto del campo. Mentre io finisco di ripulire e mettere in sicurezza le ultime strutture, però vedremo di qui a poco che inizierà a saltar fuori la sorpresa di cui parlavamo all'inizio della partita. Quando qualche minuto addietro ho ingaggiato i nemici sul crinale, ne ho eliminato una parte, ma sembrerebbe proprio che qualcuno sia invece riuscito ad andare indietro e attaccarci alle spalle. E adesso assistiamo a un bel ribaltamento di fronte. E vi prego di notare quanto è figo il Bison di Cree. Sì, l'ho detto soltanto per farlo esaltare. Comunque, mentre i ragazzi
si muovono e cercano di accorciare distanze col nostro fuggitivo, anch'io cerco di fare lo stesso, sfruttando un'altra tattica però. Mentre i ragazzi si muovono nella zona del campo centrale, io decido di provare a muovermi rapidamente tra la vegetazione. Come il nemico ci ha cerchiati usando il crinale, ora io cercherò di aggirare lui e accerchiarlo muovendomi tra la vegetazione negli stessi sentieri che abbiamo permesso di arrivare così a fondo alle nostre linee nemiche. Sembrerebbe che il nemico si sia barricato all'interno dell'autobus, in quella che potrebbe essere la situazione e la scena finale di un film con degli ostaggi. E vediamo i nostri che stanno iniziando a cercare di fare un bel attacco. È la situazione migliore in cui potrei tenere un'imboscata fino a che lui sarà occupato con i ragazzi qui al centro. E intanto ho fatto il mio giro e sto per riemergere alle spalle del veicolo, pronto ad attaccare il nemico. Ho purtroppo il sole in faccia, ma questo non mi impedisce di vederlo e notare la sua sagoma all'interno del mezzo di trasporto. Vediamo sulla sinistra anche Joe che comincia a muoversi per raggiungermi. E proprio mentre io e Joe ci muoviamo per sferrare il colpo finale, dalla zona centrale del campo qualcuno riesce a metterlo lui a segno un buon colpo, eliminando il nostro amico e consegnandoci così la vittoria. Con la vittoria nostra conclude anche questo video. Mi raccomando, se vi ha fatto piacere, indicate un bel pollicione in su e di seguirci sia su Facebook che su Instagram per tanti altri contenuti. Da Eric e tutto il suo team un salutone. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi.